Mia madre vorrebbe che facessi uno sport più tranquillo. Mio padre mi dà una pacca sulla spalla, mascherando la paura con un sorriso tirato. Gli amici credono che sia pazzo. Pazzo a saltare in sella un bolide e sfiorare col corpo l'asfalto a 200 all'ora, danzando tra le curve appeso alla mia moto e sgomitando tra gli altri centauri per salire sul gradino più alto del podio. Con quei soldini duramente guadagnati col lavoro vado dal gommista per limare quel mezzo secondo con cui vincere la gara. Perché non li spendi in una bella vacanza anziché rischiare di morire ogni weekend? Mi chiedono gli amici. Vaglielo a spiegare che quando salto in sella e spalanco il gas, rischio solo di vivere. Cordiale saluto a tutti cari amici telespettatori e motociclisti e benvenuti a quest'ultima gara di Trofei Sprint House. In cabina di commento Alberto Fontana, speaker del portale racebooking.net, e Cesare Manfredini, ex pilota di Formula 3000, campione europeo di Superformula e possiamo dire anche ex pilota di moto. Non soltanto pilota ma anche commentatore, l'abbiamo visto più volte in TV con Gigi Vignando, storica voce della Superbike mondiale. Buongiorno a tutti e benvenuti a quest'ultima prova. Siamo collegati da Autodromo di Franciacorta, dove sta per disputarsi l'ultima tappa della categoria Naked. Trofeo già vinto da Gaggiolo, mentre invece la categoria Gladius, Suzuki Gladius, è ancora tutta da vedere, con Dell'Aglio favorito. Così come la Naked 945 con Guidarini al comando. Tempo minaccioso quest'oggi, con grossi nuvoloni sopra il circuito e pioggia prevista per 20 minuti a partire da adesso. È probabile che vedremo qualche goccia entro la fine della gara. Cosa ti aspetti, Cesare? Cosa significa correre con gomme intagliate su pista umida? È difficile, è una situazione che va interpretata giro dopo giro e tutti i piloti dovranno essere abili a interpretare la pista secondo i suoi cambiamenti. Mentre intanto i piloti si schierano, diamo uno sguardo alla griglia di partenza. Pole position, come al solito, per Rudy Gaggiolo, seguito da Rovelli e Bendinelli, tutti quanti categoria Naked. Più indietro la prima Gladius è quella di Dell'Aglio, che parte quarto, seguito da Costa e Marangon con un'altra Gladius. Terza fila aperta da Marco Guidarini, presidente dell'associazione Motociclisti Incolumi, di cui vi consigliamo di andare a visitare il sito in sovraimpressione, seguito da Donati, numero 23 a bordo della Gladius, e Blumetti. Quarta fila per Tavella, seguito da Picco Botta e Gabrieli, Ludovic Gabrieli, anche lui con Gladius quest'oggi. E penultima fila per Angiolini, a bordo della sua Suzuki Gladius, seguito da Cavallini e da Pistone. Chiude invece lo schieramento Bocca. Siamo così pronti per la partenza, vediamo le moto schierate con la bandiera verde che sventola a fondo griglia. Sintomo che è tutto pronto per accendere i semafori. Vediamo che i piloti partono con un grande spunto di Rudy Gaggiolo, che mantiene la prima posizione alla stragrande. Dell'Aglio lo vediamo subito allargarsi per cercare di tenere la traiettoria interna e guadagnare qualche posizione che forse ha perso durante la partenza. E vediamo i piloti sfilare col gruppone che passa indenne alla prima curva senza incidenti, con subito una grande bagarra. Un board camera con Bendinelli a bordo della sua KTM e davanti a lui vediamo proprio Dell'Aglio. Quindi Dell'Aglio è riuscito a guadagnare delle posizioni mentre ne ha perse tantissime. Bendinelli partiva terzo, adesso è sesto, quindi è partito veramente male. Ma adesso guardiamo come ne abbia leggermente di più sul dritto Bendinelli rispetto a Dell'Aglio. Quindi ci aspetteremo scintille tra questi due subito nelle prossime curve. Subito scintille che vedremo sicuramente a breve. Mentre intanto i piloti sfilano uno dopo l'altro, definendo così le posizioni. Onboard camera con Ludovic Gabrieli e lo vediamo in lotta con un pilota di fronte a lui. Ludovic Gabrieli ha provato all'esterno a passare, ma qui è difficile tenere giù il gas e riuscire a fare la curva. O acceleri o fai la curva o finisci in terra. Quindi Gabrieli ha deciso di restare in piedi e lasciare andare il pilota di fronte a lui, mentre arrivano dei nuvoloni neri che questi piloti probabilmente non vorrebbero vedere con le gomme asciutto. E Bendinelli intanto con nonchalance passa Dell'Aglio sul dritto, con tanti cavalli in più che la sua moto, ma sono due categorie diverse, quindi insomma stanno facendo ognuno il proprio campionato e la propria gara. Quindi Dell'Aglio lo lascia sfilare tranquillamente, non gli toglie punti per la categoria Gladius e cerca così di difendere la sua posizione. Mentre intanto Donati, l'abbiamo visto davanti, fare una partenza eccezionale. Donati è terzo con la Gladius, Donati è terzo sulla Gladius,
mentre intanto vediamo Dell'Aglio che prova l'attacco all'interno su Guidarini. Arrivano quasi al contatto, ruota contro ruota. Una staccata furibonda quella di Dell'Aglio, che però è riuscito a restare all'interno comunque nonostante fosse finito largo. E Gabrieli, Ludovic Gabrieli ci prova sulla moto di fronte a lui, ma incrocio di traiettoria e Gabrieli è costretto a cedere la posizione. Fasi concitatissime queste qua di gara, non ci stiamo capendo più niente. Con Meninelli che cerca di superare Donati, Gianluca Donati che ne ha meno sul dritto ma ne ha di più in curva, e prova l'attacco adesso all'interno sulla moto che ha davanti a lui, la moto verde che abbiamo visto inquadrata. Donati non ci riesce, ma esce leggermente meglio. Giù tutto il gas a manetta e Donati all'interno si infila e approfitta dell'errore, dell'eccesso di zelo forse del pilota che è andato troppo largo per superarlo. Intanto un borcamera con Leonardo Angiolini, scintille anche qui dietro, fasi concitatissime di gara. Se non conoscessimo tutte le moto ci saremmo già persi con la cronaca, perché sta succedendo davvero di tutto. Non ci aspettavamo una gara così divertente in queste prime fasi di gara, perché non c'è ancora l'acqua, quindi le carte in tavola sono le stesse che avevamo visto all'inizio, con Donati all'esterno che tira una staccata furibonda e recupera nonostante ne avesse di più quell'altro pilota di motore. Donati ha tirato una staccata al limite ed è riuscito a difendersi, ma non riuscirà a difendersi adesso perché Donati lo vediamo passato sul dritto. Un grande divario tra queste moto, Cesare. Sì, è la prima cosa che ho notato. Effettivamente in questa categoria ci sono delle differenze enormi tra una moto e l'altra, e i piloti fanno quello che possono per arginare queste differenze. Camera con Guidarini che vediamo, lo vediamo riprendere Donati all'interno che tira una staccata furibonda, ne passa due piloti passati in staccata. Gianluca Donati sta dimostrando un'abilità incredibile quest'oggi con la sua Suzuki Gladius, è riuscito a passarne due in staccata e a fare la curva senza finire largo. Che staccata, Cesare! Bellissima, bellissima veramente. Effettivamente è stato veramente bravo. Qui non si tratta soltanto di mezzo tecnico, ma è una grandissima abilità nel momento della staccata. Vediamo anche qua Gabrieli, bellissima anche questa staccata all'esterno, ma poi non è riuscito a passare il suo diretto avversario. Davvero tantissimi scambi di posizioni. E Bendinelli intanto passa con una scioltezza Donati sul dritto, recuperando così un'altra posizione e rimontando la grande. Ma Gabrieli, guardate quanto guadagna in staccata rispetto al pilota che ha di fronte a lui. Quindi davvero un grande staccatore, oseremmo dire. Intanto vediamo qualche highlights con la partenza di Angiolini. Partito non benissimo, oserei dire. Ha perso qualcosa nello spunto ed è stato così passato da alcune moto. Angiolini, peccato perché aveva fatto una gran qualifica. Partiva tredicesimo e si è trovato a girare quindicesimo la prima curva. Quindi ha bruciato ciò che aveva guadagnato in qualifica. Vediamo intanto Bendinelli, un accenno di falsa partenza al suo, non penalizzato, ma che l'ha fatto tentennare quel tanto che bastasse ad essere superato da tante moto. Sì, effettivamente non ha avuto un buonissimo stacco, si era mosso un attimino in anticipo, poi si è rifermato e poi è ripartito, ma questo tentennamento ha fatto sì che perdesse parecchie posizioni. Intanto partenza di Dell'Aglio che ha uno spunto eccezionale, ma poi probabilmente o sbaglia a inserire una marcia o ha un'esitazione e viene così passato da delle Gladius. Quindi sicuramente una prima parte di partenza, scusate il gioco di parole, eccezionale per Dell'Aglio, che poi si è perso un attimo e quindi ha perso delle posizioni importanti perché l'hanno passato dalle Gladius e lui oggi si sta giocando la classifica Gladius. Quindi perdere delle posizioni in quel modo da dei diretti rivali potrebbe mettere in dubbio la sua vittoria del campionato. Mentre abbiamo visto intanto Garbini che ha fatto una grande manovra all'interno, passando così dei piloti con una grande staccata. Non è partito tanto bene, ma ha avuto una staccata eccezionale. Scusate, era Gabrieli, non Garbini. Ci siamo confusi con un altro pilota della Mini Open. Gabrieli Cesu, una staccata eccezionale, ne ha passati così tantissimi. Omor Camara intanto con Guidarini, che lo vediamo partire alla grande e poi non riuscire a staccare abbastanza bene da passarne altri. Ci fermiamo per un breve stacco pubblicitario, siamo subito da voi. Racebooking.net è l'innovativo social network dei piloti amatori. Potrai creare il tuo profilo, pubblicare e certificare i tuoi tempi in tutte le piste e sfidare gli altri utenti. Potrai anche vendere materiale sul mercatino e consultare gli esperti sul forum. Le tue azioni sul social network inoltre ti faranno guadagnare punti con cui scalare la classifica ufficiale e vincere dal 2014 fantastici premi. Gira in pista, pubblica i tuoi tempi e vinci. Che aspetti a registrarti? Torniamo in onda con questo bel sottofondo musicale della Gladius di Angiolini, che sta recuperando dopo una brutta partenza, sta cercando di tenere salda la posizione
ai danni dei piloti che partivano insieme a lui in quella fila, con anche loro muniti di Suzuki Gladius, quindi dei piloti con la stessa moto, stesso mezzo, a parità di livello. Si è giocato un bel jolly in qualifica Angiolini partendo davanti a loro, ma purtroppo l'ha sprecato in partenza quest'oggi, perdendo delle posizioni. Guidarini intanto in fila, Donati all'interno e lo supera, recuperando così un'altra posizione. Guidarini a bordo della Honda, quindi una moto diversa dalla Gladius di Donati. E intanto Gabrielli, che è staccata all'interno, riesce a superare il pilota davanti a lui con un sorpasso da urlo, e riesce a tenere anche la posizione, a fare la curva. È difficile staccare in quella maniera lì, tenere la moto dritta e non solo, non arrivare lunghi ma fare la curva. Quindi davvero ha fatto una grandissima staccata, senza ombra di dubbio. Intanto Cesare, insomma, abbiamo visto oggi delle grandi differenze di potenze tra queste moto. Cosa comporta il fatto di avere una moto magari meno potente ma più leggera? Ma sicuramente è meno faticosa da guidare, soprattutto in un circuito così tecnico come Franciacorta, che non ti dà un attimo di respiro. Quindi le curve che si susseguono una dietro l'altra con meno potenza, una moto leggermente più leggera e più agile, fa sì che anche fisicamente i piloti possano reggere molto di più. Diciamo che in questo momento, anche viste le temperature esterne, non c'è quel classico caldo che si crea qua d'estate a Franciacorta e che quindi mette in crisi anche la tenuta fisica dei piloti. Comunque sta di fatto che delle moto così meno potenti di altre restano un po' più facili da guidare, ma comunque sicuramente molto meno performanti. Le differenze sono enormi sul tempo e sul giro. E Donati si sta difendendo alla grandissima, tirando una staccata dietro l'altra al limite, perché insomma, se freni dopo non so come riesci a fare la curva. E Donati sta facendo una grande prova di carattere, difendendosi con un mezzo diverso dagli altri, quindi con una Gladius che forse ha qualcosina in meno, mentre intanto Guidarini è passato da Donati all'interno, che si è infilato furiosamente in staccata, riuscendo a passare Guidarini. Infatti vediamo che Guidarini ne ha un pochino di più sul dritto, Ne ha molto di più, ma direi che ha sbagliato Donati, credo, nell'impostazione impostazione della curva, perché è andato completamente largo e Guidarini si è infilato. Tanto no, Guidarini era andato largo e Donati si è infilato, facendo così un grandissimo sorpasso. E Guidarini cerca di recuperare adesso sul dritto, ma Donati è uno staccatore nato e gli insegna come staccare. Gli dice: guarda, se mi vuoi passare devi mettere tutte e due le ruote davanti prima di riuscire ad arrivare a frenare. E intanto inquadrato a Leonardo Angiolini, che sta conducendo una bella gara dietro, sicuramente migliorato notevolmente rispetto alle prime gare. Quindi Angiolini ci fa ben sperare in vista dell'anno 2014, perché sta tirando giù secondi a manciate. Quando tiri giù secondi a manciate, vuol dire che ne hai qualcosa di più. E intanto vediamo una goccia di pioggia sulla telecamera, che potrebbe essere la variabile impazzita di questo weekend di gara. Bendinelli ci sta facendo vedere che la pioggia effettivamente è arrivata, ma lui se ne frega altamente, giù tutto a manetta in uscita sul cordolo, e passa così un'altra moto, andando a riprendersi la posizione che gli spettava dalla partenza. Quindi Bendinelli sta facendo una gran gara, adesso dovrebbe essere secondo, mentre invece Dell'Aglio lo vediamo in lotta con un'altra Gladius. Quindi Dell'Aglio si sta giocando il campionato quest'oggi non con facilità, perché ha perso delle posizioni in partenza, adesso è costretto e chiamato a fare dei gran sorpassi per tenere la posizione. Angiolini intanto ancora inquadrato, ci regala delle splendide pieghe in queste curve, mentre gocciolina anche sulla telecamera di Dell'Aglio, che tira una staccata furiosa anche lui per difendersi dall'attacco all'interno dell'altro pilota che abbiamo visto. E Dell'Aglio resiste alla grande, quindi sta dimostrando veramente che lui è quello che merita di vincere questo campionato. Sì, bravissimo, soprattutto in uscita da questa curva, l'abbiamo visto dal camera car come ha tenuto la moto veramente anche sul cordolo, che comincia a essere umido, ha veramente rischiato tantissimo. Quella è una delle curve più pericolose del circuito di Franciacorta, quel cordolo può essere veramente insidioso, soprattutto se è umido, perché potrebbe farti partire il posteriore della moto e puntare addirittura il muretto dei box. Onboard camera intanto con Guidarini, camera car per le auto, per le moto come si dice, camera bike, mentre Gabrielli stacca ancora una volta al limite con la moto che spazzola la pista, e sicuramente sta facendo un favore agli operai qua dell'autodromo, pulendo la staccata con la sua ruota posteriore, mentre Guidarini arriva lungo tentando l'attacco ai danni del pilota che va davanti, tagliando la chicane. Guidarini non restituisce la posizione, però attenzione, potrebbe essere penalizzato per una manovra del genere.
Vediamo se la ridarà più avanti, mentre Gabrieli e quest'altro pilota ci stanno regalando un duello che è iniziato al primo giro e probabilmente, se uno dei due non si sdraia, finisce all'ultimo giro. E guardate intanto qui, dove si infila all'interno, ci ha provato su Gabrieli, ci ha provato, ma Gabrieli resiste tenacemente, ma esce troppo sul cordolo. E allora giù tutto a manetta, sul rettilineo, moto contro moto, uno a fianco all'altro, quasi ruota contro ruota, e Gabrieli tira una staccata imperiosa in fondo al dritto. Riesce così a passare la moto, ma il colpo di scena arriva adesso, perché Bendinelli ha raggiunto Gaggiolo. Gaggiolo che aveva il comando della corsa con 10 secondi di vantaggio, adesso si è visto ridotto il suo vantaggio praticamente a zero. Sono arrivati l'uno vicino all'altro, moto contro moto, e Bendinelli si infila all'interno e riesce a passare Gaggiolo con una facilità disarmante. Che sia la pioggia che ha mandato in crisi Gaggiolo, forse non se lo aspettava questo rientro. Sicuramente quando Gaggiolo ha visto che cominciava a piovere, visto anche il suo enorme vantaggio, ha rallentato di molto il suo passo, pensando che non potesse essere più raggiunto da nessuno comunque. Ma è veramente incredibile la manovra del pilota della KTM, che forse anche avendo una moto completamente diversa in queste condizioni di umido ha effettivamente un po' più di grip. E sicuramente è rimasto sorpreso Gaggiolo da un sorpasso simile, intanto Gabrieli dove si infila all'interno. Mamma mia che gara ci stanno regalando questi due. Omar Camara con Guidarini intanto, che cerca di passare le due Gladius di fronte a lui, con Donati che si guarda indietro dalla parte sbagliata, perché Guidarini entrava all'interno e si infila con una gran staccata prepotente e passa di violenza le due Gladius, con Donati che nell'incrocio prova a rimettersi davanti a Guidarini. Prova a farcela, prova a rimettersi davanti, e inizia così l'ultimo giro. Ultimo giro scoppiettante, con scintille da tutte le parti, con Gabrieli che sta per iniziare l'ultimo giro adesso. Ludovic Gabrieli che si vede infilato all'interno dal pilota con la moto rossa, spalla contro spalla, si toccano i due, si toccano, e di prepotenza l'altro pilota recupera la posizione su Ludovic Gabrieli, e iniziano così questi ultimi due, l'ultimo giro, con Gabrieli che ci prova a tirare la staccata all'esterno, dove c'è provato Gabrieli, ci sta provando da tutte le parti, e lo vediamo proprio inquadrato adesso dal cameraman che ci fa rivedere questo sorpasso, questo tentativo di sorpasso. E intanto Bendinelli arriva lungo e ne approfitta Gaggiolo, che si rifila all'interno e recupera così la prima posizione, portandosi di nuovo al comando della corsa. Ultima curva, colpo di scena, ennesimo colpo di scena di questa gara, con Gaggiolo che ha recuperato la posizione su Bendinelli, riportandosi così al comando della gara e andando così a vincere la corsa davanti a Bendinelli. Colpo di scena, un colpo di scena dopo l'altro, mentre qui Guidarini lo vediamo ancora in lotta, tentare l'incrocio di traiettoria all'interno e cercare di infilarsi all'interno di nuovo incrocio. Arrivano questi due al photo finish, e chissà chi è riuscito dei due a vincere, lo vedremo solo nel tabellone finale. Non riusciamo a capire chi dei due abbia vinto, mentre qui la gara non è ancora finita, davanti si festeggia e qui dietro si cerca di aggiudicarsi una posizione col coltello tra i denti e il mitra nell'altra mano. E se avessi un'altra mano forse avrebbe anche il bazooka questi due. Ludovic Gabrieli che ci prova all'interno a tirare una staccata furiosa, quasi si toccano i due, quasi si toccano, sono quasi arrivati al contatto. Gabrieli ha dovuto rialzare la moto e mollare il freno per evitare di tamponare la moto di fronte a lui e combinare una frittata. E finisce così questa gara con Dell'Aglio che festeggia la sua vittoria del campionato Gladius. Prima volta dopo tanti anni di dura lotta e sacrifici, Dell'Aglio è felicissimo, davvero felice di aver vinto questa gara. Cesare, che gara abbiamo visto! Incredibile, soprattutto gli ultimi due giri sono stati pazzeschi, ci sono stati totali ribaltamenti di fronte. Pensavo che per la prima posizione ormai fosse finita con il pilota della KTM, che ormai aveva preso il largo e su questa condizione di umido sembrava essere in totale controllo, ma invece è arrivato lungo alla penultima staccata, pensate alla penultima staccata, e Gaggiolo non ci ha pensato un secondo a sfruttare la sua grande superiorità, si è rinfilato, e a quel punto con il dritto a disposizione e la maggior potenza della sua moto non c'è stato più niente da fare. Gara spettacolare comunque di Bendinelli, che dopo uno start non eccezionale ha rimontato fino a recuperare Gaggiolo per poi riperdere la posizione. Bendinelli che vediamo adesso sul secondo gradino del podio, felice perché ha fatto una gara fantastica, quindi insomma si porta a casa la sua coppa, davvero felice della prestazione. Gara non sopra le righe invece per Dell'Aglio, che perde alcune posizioni nella prima parte di gara. Consapevole però del vantaggio che aveva in campionato, ha preferito non rischiare e così ha preferito vincere il campionato Gladius senza vincere nessuna coppa quest'oggi, arrivando terzo, e comunque così conclude il coronamento di una stagione fantastica. Quindi gara matura, intelligente e prudente per Dell'Aglio. Bellissima gara per Guidarini, piena di colpi di scena e sorpassi, e Guidarini così vince il campionato Naked Over 45, quindi una gara da incorniciare anche per lui.
Una gara piena di emozione anche per Donati, che beffa tutti con una grande potenza e si rivela protagonista con moltissimi sorpassi. Vince la categoria Gladius con una grande prova di carattere. Premio divertimento invece per Gabriele, che ci ha delizzato con duelli mozzafiato e sorpassi a non finire fino all'ultimissima curva. All'interno e all'esterno chi se ne frega, lui staccava dove gli altri non osavano. Partito dodicesimo, chiuso undicesimo col pubblico in piedi sul divano. Inizio di gara difficile invece per Angiolini, che è partito tredicesimo, ha perso subito due posizioni per poi stazionare in quindicesima piazza fino a fine gara. Forse non a suo agio con questa pista umidiccia, chiude il campionato comunque con un bel terzo posto per la Gladius over 45. Intanto sentiamo l'intervista di Dell'Aglio, quest'oggi meritato vincitore del campionato Gladius, con noi al microfono nei box. Siamo qui con Dell'Aglio, trofeo Suzuki, partito terzo, finito terzo, insomma, puoi ritenerti soddisfatto? Fantastico, quest'anno ce l'abbiamo fatta, ho vinto il campionato e dopo 4 anni finalmente ce l'abbiamo fatta. Ringrazio i miei sponsor, il mio team Speed One, i meccanici e tutti i nostri sostenitori, è stato bellissimo. Grazie a voi, e gara bagnata, gara fortunata. Insomma, speravi nella pioggia oppure avresti preferito l'asciutto oggi? Addio, anche la pioggia a me piace, quindi se pioveva è l'unica cosa, che erano quelle 4 gocce che sono sempre un problema, perché con le gomme da asciutto e con l'acqua non sai mai cosa fare, e difatti da metà gara ha cominciato a piovere e ho preso 2 o 3 imbarcate un po' brutte, e allora diciamo che ho gestito un po' la gara così, non dovevo solo arrivare in fondo e è andata bene così, dai. Complimenti per la vittoria e ci rivedremo l'anno prossimo, dai. L'anno prossimo, grazie a tutti. Ciao. Ciao. Buongiorno a tutti, un saluto a tutti gli organizzatori del trofeo. Io sono Marco Guidarini, presidente di AMI, Associazione Motociclisti Incolumi. Sono iscritto a questo trofeo, bellissimo, veramente complimenti a tutti. E dico ai ragazzi, fate piano su strada, venite a correre in pista negli autodromi. In strada ci sono i guardrail, ci sono i paletti, i muretti di cemento, è pericolosissimo. Molto meglio in pista, è ovviamente un ambiente meraviglioso dove c'è proprio la professionalità del motociclismo. Associazione Motociclisti Incolumi, www.motociclistiincolumi.com. Grazie, buona giornata. E con questa prova si chiude una stagione incredibile di gare in cui abbiamo visto emergere grandi talenti e duelli che non hanno nulla da invidiare ai professionisti del mondiale. Racebooking.net è orgogliosa di aver seguito e fatto rivivere queste emozioni in diretta. Dall'autodromo di Franciacorta e Racebooking.net è tutto. Alberto Fontana e Cesare Manfredini vi auguro un buon proseguimento e arrivederci al 2014.